Diciamo che la pittura nasce quando un individuo viene al mondo, è una forma di una passione che viene quando si nasce e da lì poi uno diventa poeta, musicista, ballerino, pianista. L'arte mia è nata quando sono nato e sono 7-8 anni che sono qua in via Sirtori col mio atelier e mio studio dove dipingo. Sono qui a Milano da 30 anni. Dipingevo una pittura classica, poi nel tempo mi sono ricordato della mia gioventù e ho cominciato a fare dei piccoli rilievi. Piano piano ho studiato questo prodotto, questo colore qua, che l'80% è colore, il 20% è un prodotto chimico. E con questo colore riesco a fare questi azzurri e questi rossi che mi ricordano la mia infanzia sul mare. Devo ringraziare Milano che mi dà da vivere e quindi ogni quadro, ogni dipinto io metto il Duomo di Milano, è un segno di riconoscimento mio per Milano. Dipingo in genere sono paesaggi floreali, la tecnica è il rilievo, il rilievo è formato da l'80% del colore e il 20% di un prodotto per indurire. Il colore è fluorescente che si illumina con la luce Wood. Siamo nello studio dove creo i quadri. Dipingo perché è un'esigenza mia personale che mi soddisfa nel mio io, la pittura. Poi vendo e non vendo mi importa relativamente, ma io devo dipingere per stare con me stesso in pace. Nonostante che non ho mai fatto nessun corso di pittura, quindi sono un autodidatta al 100%, nel 1988 ho avuto questo riconoscimento dell'Accademia di Berlina di Roma, è una delle accademie più vecchie che ci sono in Italia. Questo è tutto colore fluorescente, quindi con la luce Wood, come vedete, si illumina tutto il quadro, i fiori sembra che sbocciano in questo momento. Allora, questo è un altro tipo di colore, è un colore fosforescente, quindi accendendo la luce il colore, il disegno si carica di energia e per mezz'ora rimane acceso anche se le lampade sono spente.